Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora questo è un video molto molto speciale e ormai dal titolo saprete già tutto e l'ho detto anche su Instagram perché appena mi ha detto l'anello tipo gli ho fatto 50.000 foto e l'ho messa anche su Instagram, Facebook, praticamente ovunque, l'ho mandata a tutte le mie amiche, boh, comunque, e quindi sapete già probabilmente che sì, io e Tomas ci sposiamo e adesso vi darò tutto, data, tutte, perché mi avete scritto veramente in tanti, anzi questo video è tutto sconnesso e spero che la luce sia sufficiente a filmarlo, che mi devo abituare al fatto che alle 4 già non c'è più luce. Tantissime mi avete scritto, ci avete scritto facendoci gli auguri, quindi volevo ringraziarvi davvero di cuore perché siete in tante e ci avete fatto gli auguri veramente più belli del mondo, quindi grazie di cuore e in tantissime anche, siccome siete curiosone, volevate sapere tutto, come lui mi ha chiesto di sposarlo e come è successo il tutto, quindi vi racconterò tutto dall'inizio e mi fermerò alla fine, come nel film di Alice nel Paese delle Meraviglie. Allora, intanto sì, questo è l'anello, adesso ve lo farò vedere anche più da vicino. E come è successo il tutto? Allora, in realtà non è stata una cosa tipo da film romantico, perché io e lui, lo sapete, già conviviamo, stiamo insieme da un anno e 3 mesi quasi e conviviamo da tantissimo, quindi praticamente dall'anno scorso. Da poco dopo che ci siamo messi insieme siamo andati subito a convivere, io sono tornata giù da Amsterdam, sono andata a stare da lui, adesso stiamo insieme nel mio appartamento e stiamo pensando ad una casa assieme, abbiamo già qualche idea, ma questo verrà dopo, partiamo dal principio e quindi... Già questa estate, inizio estate, ogni tanto ci dicevamo, boh, sposiamoci, quando ci sposiamo, e lui a un certo punto mi fa, tipo in estate, non mi ricordo quando mi fa, ma sposiamoci quest'estate, gli faccio, no, Tomas, non è che possiamo organizzare tutto in 2 mesi, cioè, bisogna almeno, cioè abbiamo bisogno almeno di un anno per organizzare tutto, cioè bisogna fare le cose come si deve, giusto? Ecco ragazze, ditemi che ho ragione. E quindi, anche perché in 2 mesi, cioè non so se è fattibile. E quindi, alla fin fine, lui mi fa, beh, ma dai, ma sposiamoci, sarebbe bello per il nostro anniversario. E io gli faccio, sì, che è il 26 agosto, gli faccio, sì, questo mi parlavamo un po' qui, un po' là, insomma, negli ultimi mesi, faccio, sì. Però ovviamente questo 26 agosto è impossibile, cioè manca poco, manca troppo poco. E lui mi fa, beh, allora è il prossimo anno. E io gli ho detto, ok. E poi da lì abbiamo iniziato a dirlo tutti, cioè ci siamo praticamente decisi di sposarci il 26 agosto, che è un sabato del prossimo anno. E questa è la data, 26 agosto 2017. Siccome poi siamo andati, abbiamo prenotato chiesa, location per la cena, perché sarà una cena, quindi abbiamo prenotato già tutto, abbiamo la lista degli invitati, scelto il menù, cioè abbiamo tutto, e io a un certo punto gli dico, cioè io continuavo a dire sì, però qua, cioè nessuno mi si è messo in ginocchio, non ho nessuno, cioè al dito non ho niente, io quindi non lo so, cioè veramente a questo punto magari si sta solo parlando così per scherzare, e poi lui mi fa, no guarda che in realtà io ho scelto l'anello, ho scelto perché lui ha scelto prima il diamante, il taglio che voleva eccetera eccetera, la pietra che voleva, poi ha scelto la montatura a parte, poi li ha fatti appunto mettere assieme, quindi ha creato lui dal nulla l'anello. E qui voglio fare una parentesi, che in tante mi avete scritto, oddio ma è il Tiffany setting eccetera, no, non è di Tiffany, ma siccome Tomas ha dei gusti stupendi, lui praticamente ha creato dal nulla un anello che è identico al Tiffany e io non conoscevo molto bene il setting di Tiffany, poi sono andata a vedere perché me l'avete scritto voi e in realtà è uguale, cioè il numero delle astine, la grandezza di è uguale, però non è il Tiffany setting ma appunto è identico. E quindi a un certo punto mi fanno, guarda che veramente io l'ho creato, sto aspettando che arrivi eccetera, e quindi venerdì scorso, quindi quasi una settimana fa, mi ha invitata a cena in un bellissimo ristorante, io ovviamente già sapevo, immaginavo che, no, speravo più che altro, e poi mi ha fregato perché mi fa, siamo arrivati al ristorante e mi fa, no, vado un attimo in bagno, e poi io sto seduta qua, lui qua, e ovviamente non ho il video da farvi vedere, ma ve lo racconto come lo racconterò a tutte le mie amiche. E lui si alza per andare in bagno, passa vicino a me perché il bagno era tipo dietro di me nel ristorante e cammina e a un certo punto vedo che tipo si cerca di inginocchiarsi e io lì
gli faccio no perché si è appena operato il ginocchio, quindi gli fa anche male, faccio no per favore non inginocchiarti, cioè nel senso lui no ma io voglio, allora ci ha provato, inutile, non è riuscito ad inginocchiarsi, però stava tipo circa quasi inginocchiato. E mi ha fatto il discorso più romantico del mondo perché è stato brevissimo, ma insomma mi ha detto che questo anno e questi 3 mesi con me sono stati più belli, che lui vorrebbe stare come per sempre, e mi ha chiamata Mishka, che mi chiama Mishka Topolina. Io mi emoziono tanto e mi vergogno un sacco a parlare di queste cose in videocamera, quindi perdonate se sembro un po' una cretina. E niente, e mi ha detto così perché io gli avevo detto già tipo tempo fa, gli faccio, perché lui si preoccupava, no perché io devo fare un discorso, poi magari mi dimentico il discorso, me lo devo scrivere come farò, gli faccio, guarda Tomas, non devi farmi chissà che discorso, ti prego, non prepararti niente, cioè dimmi quello che ti viene dal cuore in quel momento e va benissimo, che tanto lo sai, insomma, che io ti dirò di sì. E quindi così è stato, mi ha detto così e mi ha dato l'anello, me l'ha messo su lui, io cioè ero estasiata perché è bellissimo, ma al di là appunto di questo, e poi gli ho detto subito di sì, e poi lui dall'emozione è andato a raccontarlo subito al cameriere, sai che noi ci sposiamo, e il cameriere, anch'io, io sono già sposato da 9 anni, tipo giovanissimo, si è già sposato a 20 anni, sì bravi ragazzi, poi ci siamo messi a parlare di famiglia col cameriere, beh insomma, quindi in quel locale tutti sapevano che noi ci siamo fidanzati, e niente, così è stato, il cameriere ci ha fatto anche una foto, tra l'altro, ve la metterò magari qua, vi metterò qua la foto di quella sera. Io ero emozionatissima, Tomas casatissimo, io ero tipo eccola qua e basta, insomma questa è l'unica foto che ho di quella sera, a parte quella dell'anello, perché appunto poi Tomas effettivamente è andato in bagno e mi ha lasciato il tempo di fare 100.000 foto all'anello, che vi faccio vedere, eccolo qua, volevo farvelo vedere un po' più da vicino, così è di lato e questo è l'anello, abbiamo, ecco, non so se è a fuoco oppure no, eccolo, così credo sia a fuoco. Lui ha voluto che fosse questo il taglio del diamante, è in oro bianco ed ha, è un diamante di 1,30 carat ed è alto, lui voleva che fosse rialzato rispetto all'anello. Cos'altro devo dirvi? Insomma sì, questo è quanto sarà il 26 di agosto del 2017, andremo in viaggio di nozze alle Maldive, però non ci andremo subito, ci andremo molto dopo, perché andare tipo a fine agosto, inizio settembre non è il massimo, nel senso che probabilmente pioverebbe ogni giorno con la fortuna che ho io, cioè ci andiamo 7 giorni, 7 piove, quindi abbiamo deciso di rimandare, di andare in viaggio di nozze tipo a gennaio, dopo le feste, quindi praticamente nel 2018, ma subito dopo il matrimonio andremo almeno, non lo so, 2 o 3 giorni a Parigi, non lo so, vedremo, decideremo, e spero di avervi detto tutto, questo è stato praticamente tutto, come si è svolta la serata eccetera, e io vi giuro che ero senza parole, emozionatissima. Ah sì, e poi volevo dirvi che non ho fatto prima il video perché me l'avete chiesto questo video in talmente tante che vi giuro, io cioè non vedevo l'ora di filmarlo, a parte per raccontarvi tutto, ma sapevo che anche voi non vedevate l'ora, quindi mi dispiace se non sono riuscita a filmarlo prima, ma siccome l'anello era enorme, tipo era taglia 14 e io ho una taglia 9-10, abbiamo dovuto portarlo a stringere e sono rimasta tipo 3 giorni e mezzo senza il mio anello, ero disperata, cioè quando mi hanno detto no devi lasciarlo qua e torna martedì, io ero tipo no, e il mio tesoro, e invece no, ho dovuto lasciarlo là e quindi ho dovuto aspettare, aspettare per poter filmare questo video, e oggi finalmente mi sono messa, ho detto no, oggi devo assolutamente filmare subito, perché ieri era giorno di editing, ho mandato sull'ultimo video che avevo pronto e oggi finalmente ho filmato questo video per voi, quindi spero siate contenti, mi dispiace tanto che non c'è Tomas qua con me a filmare questo video e voleva esserci, ma siccome avevo un impegno non poteva essere qua e io non volevo rinviare di un altro giorno questo video, ma insomma faremo parlare anche lui, vi farò spiegare tutto anche da lui, ma ci tenevo insomma a fare questo video oggi e niente, sono così emozionata che non so più cosa dire, cioè togliere le parole a me è veramente un impegno. Sì, un'altra cosa, volevo toccare un argomento, perché a parte questo colletto non mi sta mai come dovrebbe stare, ma voi ignorate, intanto mi sistemo, beh. Solita speculazione, ho letto, perché mi sono arrivati talmente tanti commenti riguardo all'anello, al matrimonio eccetera, che ovviamente qualcuno doveva anche essere solito, ah sì perché tu
dopo una convivenza che dura una vita, adesso stai con il tuo nuovo ragazzo per 3 mesi e ti sposi. Allora, a parte che è 1 anno e 3 mesi, però succede anche così, nel senso che evidentemente io non sapevo che sarebbe successo, ma evidentemente quando incontri la persona che è fatta per te, cioè quando incontri la tua anima gemella, non ci metti poi tanto a capire che è la persona per te. E quindi noi parlavamo di sposarci già dopo tipo 5 mesi, ma perché stiamo talmente bene assieme, ci capiamo su tutto, abbiamo gli stessi gusti, non succede mai che non siamo d'accordo, e quindi non riusciamo a stare l'uno senza l'altro. Cioè adesso, per dire, che lui non c'è, mi manca, anche se so che lo vedrò tipo, adesso sono le 4:40, lo vedrò tipo alle 5:15, e a me manca. Quindi insomma, spero che questo video abbia avuto un senso per voi. Volevo anche appunto menzionare queste critiche tra virgolette, perché volevo chiarire queste cose. Non mi è mai interessato sposarmi, devo dire la verità, non ci ho mai pensato, non ero una di quelle ragazze che sognavano l'abito bianco o cose del genere, però quando ho incontrato lui ha iniziato ad interessarmi il matrimonio. Quindi è una cosa strana da spiegare, è successo così e sono felicissima. Quindi se mi volete bene, l'importante è che io sia felice, quindi spero che siate felici anche voi per me. Quindi questo era, spero che di avervi detto tutto. Probabilmente quando chiuderò la videocamera mi verranno in mente altre 100 miliardi di cose che volevo dirvi, però sì, questo è tutto. Sì, ci sposiamo, questa è la data, cosa dovevo ancora dirvi? Non lo so, qualsiasi cosa, se avete ancora qualche curiosità scrivetemelo nei commenti, ma questo è tutto e Nicole si sposa. Quindi questo è tutto, io vi mando, e naturalmente sì, farò il video del matrimonio, quel che è invitato lì, appioppierò la videocamera e dirò firma per le mie follower. Quindi ci sarà il video del matrimonio, ci sarà tutto, preparazione, vi farò vedere abiti da sposa, tutto, 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 promesso, promesso, promesso. Niente, un bacio grande, e alla prossima, ciao!